vi do intanto il benvenuto, io sono Gianluca, faccio la vece di Nunzio, il nostro titolare, che oggi però il Signore ha portato su altre vie, perché c'era la presentazione di Don Mimmo Concolino in biblioteca, quindi ho dovuto fare proprio da moderatore lì in biblioteca. Noi siamo contenti comunque di ospitare questo genere di iniziative, affinché ci sia una certa libertà, anche perché la libreria Ubic è anche una libreria di servizio, una libreria in cui si deve fare, si può fare anche, voglio dire, è una fucina di pensiero, per cui è aperta a tutti. Grazie anche a Marcello Barillà, che si è fatto comunque un po' da tramite, no? Fra il nostro autore, che è Riccardo, e le officine di Cleto, no? Editoriali da Cleto, e poi si aggiunge pure la dottoressa Maria Grazia Muri, e ovviamente noi, anche se siamo in pochi, salutiamo il nostro ospite sempre con un applauso di... Io quindi mi siedo qui con voi, vi ascolto, che sono curioso. Grazie. Bene. Io voglio bene a Marco e a Riccardo, quindi anche fuori da questa circostanza, diciamo così, ufficiale, perché ci conosciamo da molti anni, conosco, come dire, il loro percorso, si dice con una bruttissima espressione. Venendo qui da casa, pensavo, mi tornava in mente una domanda, proprio legata all'evento. E io dico, ma comincerei volentieri chiedendo a me stesso e a tutti voi: che ci faccio qui? Voi direte, che ci facciamo qui? Dobbiamo parlare di un libro. Ecco, esattamente questo. Io ho letto il libro di Riccardo, e la domanda "che ci faccio qui" nasce esattamente da lì. Noi non dovremmo essere qui a leggere le cose che Riccardo, con estrema delicatezza, con garbo, con uno spessore anche umano che viene fuori dalle righe, non dovremmo essere qua a leggerle, però chi fa il giornalista sa che l'asino casca sul condizionale, non dovremmo essere qui a leggerle. Invece la realtà dei fatti ci impone di essere qui. Perché quello che Riccardo ci racconta con questo libro, con una naturalezza che, gli dicevo chiacchierando l'altro giorno per telefono, è il vero tratto distintivo di questo libro, che affronta temi sui quali si potrebbero scrivere tomi pesantissimi, mentre invece il grande pregio del libro di Riccardo è che lui ci restituisce la realtà in una maniera così naturale, facendoci anche vivere la sua storia e tutti gli aspetti e le implicazioni che questa storia porta con sé, in maniera così naturale che uno alla fine la domanda gli viene spontanea: che ci faccio qui, a che serve? Purtroppo, come dire, noi siamo ben lontani da quella naturalità con cui Riccardo ha scritto questo suo diario, che è un diario umano, che è un diario politico, c'ha tante cose dentro. Per questo dicevo che il tratto più bello, il valore aggiunto del libro, è la naturalità con cui Riccardo parla di queste cose. E io mi auguro che sia per noi questo libro, perché è di questo che parliamo stasera, ma anche tante altre forme di impegno su questi temi, siano, come dire, un buon viatico, perché davvero non serva più fare un'iniziativa come questa e presentare questo tipo di libro. Magari Riccardo, con la sua sensibilità, domani o dopodomani potrebbe scrivere un romanzo che ci racconta altri pezzi di vita, che esce da questa dimensione, diciamo così, autobiografica. Prendiamolo quindi come buon viatico per arrivare a quel domani che speriamo di poter vedere. Perché purtroppo alla fine, come dire, chi ha fatto il salto, chi ha superato l'ostacolo, chi ha vinto tutte le proprie riserve mentali, i propri pregiudizi, i condizionamenti culturali, chi è riuscito a vedere la luce oltre questo muro di buio mentale che
tantissimi di noi si portano dentro, e vede le cose con un occhio così fresco, e con lo stesso occhio con cui io stamattina, pensando a questo nostro appuntamento pomeridiano, guardavo il giardino di casa mia, guardavo i cani e vedevo, come dire, dai fiori più delicati ai cactus più pericolosi, che se ti pungi praticamente finisci in ospedale. E però tutto questo era ricompreso in una coerenza naturale e ricompreso dentro una bellezza estetica che è una cosa che non appartiene semplicemente ai giardini, è una cosa che dovrebbe appartenere al quotidiano di ciascuno di noi, al nostro incontrare l'altro, relazionarsi con l'altro e guardarlo appunto con quello stesso sguardo con cui io mi riempio, diciamo, gli occhi standomene in mezzo all'erba con giocando con i miei cani. Allora, questo era quanto volevo dirvi. Questa sera siamo in quattro, a parte me c'è Marco, che ho voluto, che l'ho suggerito che fosse qui, perché anche lui compie un atto di coraggio nel creare una casa editrice, che è una cosa che va salutata con la stessa gioia con cui si saluta la nascita di un bambino, perché una casa editrice che nasce è un seme gettato nella speranza che possa dare grandi frutti in futuro, buoni frutti soprattutto in futuro. C'è Maria Grazia Muri, che non ha bisogno sicuramente di essere presentata, per il suo impegno civile, per tutta la forza che mette dentro le cose che fa, per sostenere, diciamo, con i suoi strumenti e con le sue chiavi di lettura le cose che vi ho appena in qualche modo cercato di illustrare con le mie fumisterie, diciamo, artista di strada, di molta strada, di grande strada, diciamo così. Allora, Riccardo, scrivi questo libro e la sensazione che tu alla fine abbia chiuso un cerchio e abbia deciso che questa cosa andava in qualche modo raccontata, la chiusura di questo cerchio andava raccontata, perché in fondo è emblematica della vita di ciascuno di noi. Tutti noi tendiamo in automatico, perché è un cerchio tutto, è un cerchio l'universo, è un cerchio il cammino del sole, sono un cerchio le tende degli indiani, probabilmente per lo stesso motivo. E quindi, allora, proviamo a ridisegnarlo questo cerchio un attimo, fino al punto finale che poi ti porta al libro. Allora, grazie Marcello per questa bella presentazione, e poi hai detto una cosa giusta, il cerchio. Io, una similitudine che hai fatto del cerchio per me è anche quella del simbolo dell'infinito. Perché effettivamente c'è un cerchio da una parte e c'è un cerchio dall'altra, quindi da una parte c'è un cerchio che si chiude, però dall'altra c'è qualche altro cerchio che si compone e continua. Scrivere questo libro è stato un esercizio di memoria, perché dicevi proprio bene, non ci dovrebbe essere bisogno di raccontare la propria vicenda. Eppure questo mi potrebbe ricollegare anche a Maria Grazia, perché ognuno di noi ha una storia da raccontare e spesso e volentieri si riesce ad aiutare l'altro aiutando se stessi e raccontandosi. E questo per me è stato un inizio, lo scrivere un diario. Questo diario poi io l'ho iniziato già a scrivere da bambino, perché era l'unico modo che avevo per sentirmi meno solo, affidare al foglio quello che sono state per anni delle frustrazioni, dei sogni non realizzati, alle volte anche le delusioni che mi trovavo a vedere, e nel libro racconto proprio questo, un po' la nascita di quella che è la mia consapevolezza, cercata spasmodicamente, poi ti scontravi con la realtà nella quale vivevo, una realtà, ecco, il termine omofobo è stato coniato da poco, più che altro è un termine di ignoranza,
L'ignoranza c'è anche nella violenza contro le donne. Questo mi fa molto pensare che Maria Grazia qui questa sera è la persona proprio adeguata e adatta, perché quando si parla di ignoranza, la si può combattere soltanto con la cultura. Siamo in una libreria, fortunatamente. Quindi perché non scrivere un libro e non raccontarsi? Me lo sono detto tante volte, poi mi sono deciso e ho detto va bene, cerchiamo di selezionare delle fasi della mia vita e raccontare dei passaggi che per me sono stati fondamentali, come il primo coming out con un insegnante, piuttosto che le esperienze al mare dove vedevo gli amici, i primi amori, le prime cotte, e poi capire che gli adulti vedevano la cosa come sbagliata e quindi ti facevano sentire sbagliato come bambino. Dici, ma come può essere che quando provi un sentimento per qualcuno, per questo motivo, puoi essere considerato malato, puoi essere considerato sbagliato? Io non sono così, io vedo un sentimento puro nel voler bene, nell'amare una persona, indipendentemente se è del mio stesso sesso o del sesso opposto. I bambini forse sono quelli più semplici da capire, perché si innamorano delle cose, sono curiosi, e io ero un ragazzino curioso, volevo a tutti i costi ricercare quello che era l'amore. Anche se ero piccolo, ho sempre l'idea dell'innamorarmi, di voler trovare la persona giusta, e ti scontri con la realtà. Poi ho vissuto varie fasi, lo hai detto anche tu nel libro, nella presentazione del libro, e sono arrivato a capire che effettivamente la cosa fondamentale è volersi bene. Volersi bene perché vale per tutti, vale sia per chi subisce una violenza, vale sia per chi vive una condizione di recluso proprio dentro di sé, perché ognuno di noi è alla ricerca di qualcosa. Io spero di far capire proprio questo nello scrivere il libro, ovvero che ognuno di noi deve provare a cercare e tirare fuori da sé quello che è la sua idea di felicità, che può anche non arrivare, però il fatto stesso della ricerca ti mette sulla giusta strada. Io una cosa che non ho scritto nel libro è una poesia che mi piace tanto, che si chiama Itaca, dove parla del viaggio. Per me il viaggio è fondamentale, perché il viaggio è quello che ti spinge ad andare avanti, la ricerca continua di qualcosa che hai dentro di te e vuoi assolutamente realizzare. E nel mio viaggio, che ancora continua fortunatamente, ho incontrato tante persone belle, non soltanto diciamo persone che mi hanno magari fatto stare male, ma ho incontrato tante persone belle e ancora oggi le incontro. Alcune sono sedute qua vicino a me e quindi sono contento di essere qui oggi e mi fanno ben sperare, perché se non si è positivi e non si riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno, non puoi andare avanti. E noi oggi stiamo, come dicevi prima, seminando qualcosa come la casa editrice, stiamo seminando qualcosa di bello che magari un domani non sarà nemmeno necessario. Ma in questo contesto storico, nell'Italia in cui viviamo oggi, e alle volte anche nel mondo, con le notizie che vengono magari dall'esterno, da quello che può essere fuori della nostra città, dal nostro piccolo guscio, dobbiamo non avere paura. È la paura che spinge l'altro a isolarsi, a non voler venire fuori, perché ci sono tante realtà di persone che purtroppo ancora oggi non riescono ad avere il coraggio di volersi bene, quindi di fare coming out, e vivono magari una condizione di reclusi che si autoimpongono. E niente, io per il momento ti ridò la parola, perché penso che si possa dire tutto e molte cose magari vengono proprio chiacchierando, come stiamo facendo in questo momento tra amici, ed è un contesto molto bello quello, ti ripeto, della libreria, dove per anni ho ricercato libri non soltanto tematiche LGBT, ma quando entravo in una libreria la prima cosa che respirare il profumo dei libri, cercare il settore che magari mi trovasse più congeniale. E ogni volta che entro in una libreria, ora siamo alla Ubic, mi sento a casa. Mi sento a casa perché mi ha fatto compagnia leggere dei libri, trovare autori che all'epoca parlavano tra le righe di quello che era
l'amore che non osa pronunciare il suo nome, se parliamo di Oscar Wilde, o anche Pasolini. Quindi poi questa libreria, non è stato detto, io ci tengo a dirlo, è dedicata a De André, cioè, se c'è una persona davvero fondamentale, non solo sotto il profilo umano e musicale, ma soprattutto poetico, è De André, di una sensibilità unica. È bello sapere che siamo in un contesto della libreria UBIC dedicata proprio a un grande poeta come De André. Quindi io ringrazio anche la UBIC per aver scelto, insomma, questo nome. Grazie. Bene, grazie a te Riccardo. Due domande, tutte e due di ordine, diciamo, metodologico. La prima, a proposito di quello che dicevi, che hai dovuto in qualche modo mettere ordine, quale criterio ti ha guidato nel sistematizzare un'esperienza come la tua, che sì, tra di noi è facile, come dire, parlarne con estrema naturalezza, come abbiamo fatto giustamente, però tu stesso, insomma, in qualche modo lo hai lasciato intuire, lo dici esplicitamente, non è un'esperienza, è un'esperienza che porta dentro di sé l'idea di una battaglia che si fa per affermare se stessi, la propria dignità, la propria libertà, e chi più ne ha più ne metta. Quindi un'esistenza che in qualche modo doveva essere messa in ordine. Tu hai detto, ho individuato, ecco, qual è il criterio con cui ti sei mosso nell'andare avanti nella scrittura del libro? Paradossalmente, il titolo, secondo me, già dà questa risposta, perché è una storia di ricerca, amore e diritti civili, quindi sempre il sentimento. Nelle storie che sono poi un diario e che io racconto, il filo conduttore è sempre il sentimento, verso qualcuno o verso qualcosa. E mi accomuna questo ancora oggi. Quando continuo a scrivere il mio diario o quello che mi capita, cerco sempre di trovare l'aspetto emozionale della vicenda, perché non riesco a essere distaccato dalle cose. Ed è forse questo quello che mi ha spinto, in un certo punto della mia vita, a non farmi del male. Perché ognuno di noi passa dei periodi della vita in cui medita anche cose brutte. A me è capitato di pensare di farla finita, perché ti senti inutile, ti senti solo, ti senti vuoto, ti senti non fare parte di questa società. Ma se da quell'emozione di inadeguatezza e alle volte anche rabbia può scaturire l'effetto opposto, ovvero l'orgoglio di dire: no, ma se io sono qua a questo mondo, tu parlavi prima di natura, vuol dire che io sono stato previsto dalla natura. Quindi perché, come dire, gli altri riescono ad andare avanti e io non posso farlo? Cosa ho di meno di loro? Ho diritto anch'io ad essere felice, o comunque sereno, o comunque a cercare quello che io cerco. Paradossalmente, quello che io cerco e che cercavo era sicuramente l'amore. Ancora oggi penso che, a parte la ricerca dell'amore, cerco sempre di comunicare qualche cosa, a me stesso e agli altri. Quindi è una ricerca continua che fortunatamente non ha fine. Il filo conduttore di questo mio primo libro è sicuramente l'amore per la vita, l'amore per tutte le vite. E quando abbiamo scelto la copertina del libro, che sono le rose arcobaleno, volevamo a tutti i costi, comunicare il fatto che la vita è bella proprio perché varia, perché ci sono tantissimi colori e sfumature di colori. Ognuno di noi ha diritto nella sua individualità a essere, felice, a essere orgoglioso del proprio essere, scusa il gioco di parole, ma non è solo un libro che racconta, il mio diario, quindi la mia vita. È un libro che racconta le vite anche parallele di altri. E quando le incontri queste persone, queste vite, riesci a capire che niente accade per caso. È un altro filo conduttore del mio, diciamo, diario, perché niente è accaduto per caso. E c'è una frase molto bella del film di Pedro Almodóvar, che è quella che dice, poi è tratta dal film Un tram che si chiama Desiderio, che confido nella bontà degli sconosciuti.
Ed è vero perché la bontà degli sconosciuti, le persone che ti capitano per caso, anche in un giorno in cui tu sei depresso, solitario e pensi che non ci possa essere una soluzione, ti arrivano dall'universo, ti arrivano dal caso, ti arrivano così. E questo mi è capitato, proprio questo, trovare alle volte conforto in persone che io non immaginavo potessero avere una certa sensibilità, e mi sono aperto. Quello che io dico proprio nel libro, il senso è anche questo, di cercare di fidarsi del prossimo, magari cercando di fare una selezione, ma è importante fidarsi del prossimo perché ci può sorprendere, e siamo noi i primi alle volte a crearci dei pregiudizi che ci bloccano la felicità e ci bloccano il fatto di poter essere felici, ma soprattutto la possibilità di vivere una vita piena che è quello che ognuno di noi merita. Vivere una vita piena e soddisfacente. Certo. Senti, la seconda domanda invece è sempre di ordine metodologico, a proposito di quello che dicevamo all'inizio, e cioè che questo libro, come dire, trasuda naturalezza, semplicità, e ne fa, questo ne fa il valore aggiunto. Ogni scrittore si misura con il suo stile e probabilmente prende delle decisioni per quel che riguarda il suo stile. Nel tuo caso è venuto fuori, viene fuori questo libro molto bello, molto dolce. È una scelta, come ti sei, diciamo, rapportato alla scrittura e ai canoni narrativi quando ti sei detto adesso scrivo un libro? Innanzitutto volevo un libro non troppo lungo a livello di capitoli, perché capita spesso e volentieri, anche a me, di avere una pila di libri sul comodino, li inizio e poi non li finisco, poi li riprendo. Non volevo dei capitoli troppo lunghi. Ti regalerò Il male oscuro di Berto, se non ce l'hai. Cerchiamo di scrivere un libro che comunque avesse dei capitoli brevi, un po' come dei flashback di quello che è stata la mia vita. E poi questo mi è stato anche detto indirettamente da chi lo ha letto. Mi è capitato di parlare con amici che non leggono molto, che mi dicevano: ma comunque il tuo libro si legge facilmente perché comunque è scritto con capitoli brevi, lo puoi lasciare, lo puoi riprendere, e comunque è una storia che può continuare se la interrompo e la riprendo fra una settimana. Cioè. Non voglio dire che è uno stile giornalistico, però sicuramente volevo dare l'idea della visione, la visione di qualcosa che non è intera, perché ovviamente sono dei ricordi miei, certo. È come un sogno alla fine, tu ricordi qualcosa, poi cerchi di metterlo a fuoco e piano piano riesci a ricostruire questo sogno, quindi quelli sono dei miei ricordi, alcuni d'infanzia, altri sono più recenti, altri sono un po' più strutturati, perché ad esempio io parlo di persone che ho conosciuto. Per esempio, una delle tante è un capitolo che si intitola Il negozio del signor Molinaro, che è un signore che purtroppo oggi non c'è più, però aveva un negozio, un emporio, dove tu entravi là e trovavi di tutto. Coincidenza, era il periodo del World Gay Pride. Io mi trovo lì per comprare dei rullini, perché all'epoca non esistevano gli smartphone. E gli chiesi di prendere questi rullini. Mentre lui era, diciamo, impegnato alla ricerca di questi rullini, alla radio danno il servizio che a Roma si sarebbe tenuto il World Gay Pride in concomitanza del Giubileo. Delle persone che erano lì hanno iniziato a vociferare, parlando ovviamente male dei gay, utilizzando parole pesanti. Io mi sono sentito un po' a testa bassa e cercavo di guardare un punto per dire: ma adesso guarda così. Lui è rientrato, li aveva sentiti che stavano parlando male delle persone gay, e gli ha detto un po' una cosa semplice, io poi lì lo dico in maniera diversa: ma chi siete voi per giudicare queste persone? Se io potessi, rivolgendosi a me, andrei a Roma e fare tante foto, però purtroppo non lo posso fare perché ho un negozio da gestire. Le ho detto: ma guarda, uno sconosciuto, un estraneo che non mi conosce, difende quei diritti che poi sono sanciti dalla nostra Costituzione, per cui noi abbiamo lottato e per cui loro hanno lottato. Certo. E si sono azzittiti. E io ho detto: ma se lui ha il coraggio di fare questa cosa, ovvero di difendere i diritti di persone che magari non conosce, magari non era nemmeno gay lui, perché non lo posso fare io?
che mi appartengono questi diritti, che poi sono cose anche semplici. E quel giorno poi che salimmo a Roma con Marco, fu il nostro primo Gay Pride, il World Gay Pride, mi sentivo orgoglioso proprio perché mi sono detto sono nel posto giusto, la dovevo fare questa cosa, il caso ha voluto che io fossi lì quel giorno e questo signore difendesse me senza saperlo, certo. E che io documentassi, perché poi ho quelle foto, le ho conservate, un evento storico, quindi io ero nel posto giusto, al momento giusto e mi sentivo a casa. Fu la prima volta nella mia vita che ho potuto dare un bacio pubblicamente a Marco, camminare mano nella mano libero con Marco, una cosa normale, cioè dovrebbe essere una cosa tranquilla da vivere normalmente, eppure ancora oggi queste cose fanno scalpore, perché se una persona che si tiene mano nella mano sono un ragazzo e una ragazza non da scandalo, se invece lo fanno due uomini da scandalo, perché è ostentare qualcosa che poi non esiste. E quindi ancora oggi siamo qua a parlarne e io ho scelto di raccontarlo proprio perché penso ce ne sia ancora bisogno. Sicuramente sì. Maria Grazia, ce n'è ancora bisogno, mi sa, giusto? Secondo me sì. Beh, tre usi questo. Grazie. Allora, sono felicissima di essere qui, ho partecipato a diverse presentazioni di libri, però questo mi ha colpito in una maniera particolare, dopo vi spiego il perché. Intanto vorrei partire dall'editore, da Marco, che ho conosciuto prima di Riccardo, quindi abbiamo organizzato degli eventi insieme, ci siamo occupati di varie tematiche che appunto riguardano i diritti civili, quindi siamo partiti dal mobbing, siamo partiti dalla violenza sulle donne, abbiamo parlato di omofobia recentemente, proprio durante il festival del servizio sociale, no? Improntato proprio su questa tematica. Forse per la prima volta se ne è parlato così tanto a Catanzaro, ecco. E poi ho avuto il piacere di conoscere Marco, che avevo, diciamo, ci eravamo incontrati, ma sono stati comunque degli incontri molto veloci, per cui non abbiamo mai avuto la possibilità di parlare a lungo, insomma. Poi la settimana scorsa ci siamo visti perché Riccardo mi ha dato le locandine, dovevamo incontrarci appunto per le locandine, per la distribuzione delle locandine, e lì abbiamo preso un caffè insieme. Abbiamo parlato, forse doveva durare tipo 5 minuti, ci prendiamo le locandine e via. E forse abbiamo parlato per 2 ore di fila e probabilmente sarei rimasta ancora a parlare con Riccardo, perché la sensazione che ho avuto è stata quella di conoscerlo da sempre. Andando avanti col libro, che fino alla settimana scorsa, praticamente fino a qualche giorno fa, era a metà, ho ritrovato alcune cose che comunque mi appartengono, così come mi appartengono alcune frasi che hai detto prima. Infatti ho detto, ma cioè, mi sta leggendo nel pensiero praticamente, quindi sta dicendo ciò che vorrei dire io. In primis, e quindi sono convinta che le cose effettivamente non accadono per caso, quindi quell'incontro di qualche giorno fa è anche quello di oggi, e quindi mi ritrovo appunto nella frase di Paolo Coelho: gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Perché questa frase? E intanto perché io l'ho scoperta nel 2007 leggendo il libro, che era 11 minuti, sì, e l'avevo inserita nel mio profilo di Messenger. All'epoca si metteva la frase, e questa era la mia frase, che penso che ci sia ancora. E quindi io sono convinta che le cose non accadano casualmente. Quando ci si trova con delle persone e si ha l'impressione di averle già conosciute, quindi non c'è l'imbarazzo, non c'è quell'emozione che comunque non ti porta ad essere spontanea, naturale, via dicendo, vuol dire che probabilmente ci siamo visti in un'altra vita, almeno io la vivo così, poi non lo so, non lo so tu. Per quanto riguarda il libro, me l'ero immaginato diverso, più leggero. Immaginavo la vostra storia, la storia
di Marco e Riccardo. E, in realtà non è così, non è così, è molto più completo di quello che avevo immaginato all'inizio. Quindi io lo suddividerei proprio in tre parti. Allora, la prima parte, che è bellissima, e mi ha riportato indietro nel tempo, perché Riccardo descrive e descrive gli ambienti, descrive i colori che sono quelli poi degli anni 80-90, insomma, no? Quindi io all'epoca ero una ragazza, quindi mi sono ritrovata nella musica che tu hai descritto, e si capisce che è un diario, cioè non può essere una cosa scritta oggi a 42 anni, mi pare, no? Che hai. No, questo c'è, cioè, un percorso di vita, perché è descritto così minuziosamente nei dettagli che è impossibile che io, cioè se oggi decido di scrivere un libro parlando della mia adolescenza, della mia infanzia, sicuramente non riuscirei a scrivere tutte quelle cose se non avessi avuto effettivamente un diario vero dove andare a vedere, insomma, determinate cose. Quindi la musica, i luoghi, ma anche le, che ne so, le auto di allora, cioè l'abbigliamento, e questo io l'ho trovato romantico, cioè se devo dare una definizione a questa parte del libro, proprio la definirei romantica. E da lì emerge la sofferenza di Riccardo, io riesco a leggere quella sofferenza. Ma non per ciò che riguarda il suo orientamento sessuale, ma forse per non sentirsi accettato dagli altri. E credo che il momento più bello per te sia stato quello in cui ne hai parlato con tua mamma. E io credo che sia il momento più importante, cioè avere, no, il consenso da parte delle persone a cui vuoi più bene, sì, quelle che non vuoi deludere soprattutto. Quindi questo io sono riuscita a leggerlo in questa parte, insomma. E l'altra parte del libro è quella che riguarda appunto le lotte per raggiungere appunto degli obiettivi, le lotte per cercare di cambiare quella cultura. Quando si parla, ecco perché ti dico che mi hai rubato le parole prima, quando si parla di alcune tematiche, quale l'omofobia, la violenza sulle donne, si parla sempre, la violenza sulle donne è un problema culturale. Questa è una frase che ricorre spesso durante i convegni, durante le varie presentazioni e via dicendo. E invece bisogna parlare proprio di ignoranza, sono proprio d'accordo su questa frase, cioè dobbiamo parlare di ignoranza. E quindi vedo, si intravede appunto in questa parte di libro la lotta da parte di Riccardo, dei suoi amici, delle persone che comunque l'hanno circondato, di Marco, per combattere l'ignoranza della gente. Non è facile, cioè non è facile oggi dopo 20 anni, insomma, quindi figuriamoci, cioè posso solo immaginare, no? quello che è stato allora. E poi diciamo che di questa parte, in questa parte c'è la storia poi di quello che le varie associazioni che comunque si occupano di questa tematica, di tutto il percorso che hanno fatto per riuscire a raggiungere degli obiettivi, no? Fino alla legge Cirinnà del 2016, che poi diciamo ha portato a coronare quello che è il vostro sogno, se non altro una parte, e di tante persone. E di tante persone che sentivano proprio il bisogno di raggiungere questo obiettivo. Per me, per esempio, questa cosa non per quanto riguarda la mia persona, non è una cosa importante, perché io in generale non credo nei contratti, quindi cioè non riguarda i rapporti
diciamo, di alcune categorie di persone, ma proprio in genere, cioè secondo me due persone se vogliono stare bene, cioè, quindi non avevo mai valutato questa possibilità, però se lo può fare qualsiasi altra coppia non capisco perché non debba esserci anche per le unioni gay. E è scritto così tanto in questa parte che io veramente faccio fatica a ricordarmi, no? Tutti i nomi, le associazioni, gli incontri, i viaggi, le cose, insomma, è una parte molto molto complicata, però è importante che ci sia, però emerge la tua voglia di dire, cioè, guardate la lotta che abbiamo fatto noi, cioè, per raggiungere determinati. Il fatto di volerlo dire a tutti i costi, io riesco a leggere questo, insomma. E poi c'è la parte, quella che riguarda Marco e Riccardo, quindi la vostra unione, la descrizione di quella giornata, ed è bellissima. Ed è bellissima perché, diciamo, la parte più leggera, la parte più dolce, e mi piace molto anche la descrizione che viene fatta di Marco, fatta in un modo veramente molto molto delicato, e non pensavo di emozionarmi, invece siete veramente riusciti ad emozionarmi. E la cosa che è importante, che io vorrei dire di tutto questo, no? Io mi occupo di violenza sulle donne, quindi tornando un attimino indietro nella seconda parte del libro e nelle lotte, mi sono vista nelle mie lotte contro la violenza, ma non come professionista, cioè tu mi hai fatto riflettere molto quel giorno quando ci siamo visti, peccato oggi c'è poca gente, altrimenti oggi potrebbe essere il mio coming out. No? Nel momento in cui nel libro emerge la voglia di dire guarda quante cose abbiamo fatto, e questo perché comunque si riferisce alla prima parte, cioè quella sofferenza di cui parlavo prima. Bene, io faccio la stessa cosa con la mia associazione, no? Nel momento in cui combatto, nel momento in cui ho cercato di creare in Calabria, no, posso dire anche in Italia, qualcosa che non c'era, cioè un servizio di 118 del sociale, cioè aiutare le donne nel momento in cui avviene la violenza. Io per tale motivo sono stata additata da tanti, perché è discriminata, perché alla fine dei conti io sono un assistente sociale, avrei potuto fare un'associazione, un centro antiviolenza standard, così come esistono in tutta Italia, e probabilmente avrei semplificato le cose, perché avremmo fatto un centro antiviolenza con degli orari di ufficio, così come esistono, insomma, e probabilmente sarebbe stato molto più semplice per noi rispetto a quello che facciamo, cioè intervenire 24 ore non stop per aiutare le donne vittime di violenza e andare da loro quando avviene la violenza. Io continuo a gridarlo, Marco, io lo grido così come fai tu nel tuo libro, ma nessuno ascolta, non interessa. Io nel momento in cui l'altra sera ho fatto un codice rosa con Marisa, che è qui con noi, e sono stata in ospedale fino alle 2 di notte, e c'era una donna che con un bambino di 12 anni, io in quel bambino ho visto mio figlio, e quindi allora ho capito, e quindi c'è la mia rabbia nel momento in cui poi il giorno dopo ho fatto un comunicato stampa, nel momento in cui vedo che le istituzioni a volte sono assenti e dico ma noi lo facciamo a titolo gratuito, cioè allora io alla fine dei conti il mio problema personale l'ho risolto, anche tu non, anche se tu non avevi un problema, il problema è degli altri, però tu hai coronato il tuo sogno, allora perché hai fatto tutto questo? Perché sicuramente vuoi dire agli altri, cioè vuoi praticamente cercare di dare agli altri l'aiuto che tu non hai avuto e che comunque sei riuscito a conquistarti da solo, o se non altro con Marco.
Non so se ho azzeccato. Posso risponderti subito? Prima che... Tu hai detto una cosa vera, tu poi lo dici anche da mamma. Quando ti trovi in una situazione di... non di disagio, di paura, me lo raccontavi l'altro giorno proprio questo, cioè, come dire, devi battere il ferro finché è caldo, nel senso che quando c'è il problema, sì, perché poi il problema se ne va, o meglio, tu lo scansi. E la vita che ho passato io è stato questo, cioè rinnegare ogni volta il fatto che dovessi guardare in faccia la realtà, e nessuno di noi molte volte riesce a farlo da solo. C'è bisogno di qualcuno che ti dice: ma tu non puoi vivere così, cioè tu ti devi prendere cura di te stessa, di te stesso. E quando tu dici: io ho accompagnato una mamma in ospedale col suo bambino, io penso anche a quante mamme abbandonano i figli al loro destino di, non so, io non solo gay, puoi essere una ragazza anoressica, può essere un ragazzino bullizzato, c'è bisogno di parlarsi, soprattutto di persone che come te, cioè, decidono di dire: vabbè, io sono arrivato, ho fatto la mia battaglia, ma non è finita. Cioè, non è finita, anche quando dicevamo sì, c'è una legge, ci sono i diritti, ma i diritti non sono standardizzati, perché i diritti, il contratto che noi abbiamo firmato è solo per tutelare me, Marco, se metti caso succede qualcosa, qualcuno ti poteva cacciare di casa, cioè se noi ci fossimo, come abbiamo costruito casa, l'altra famiglia fosse stata contraria alla nostra unione, poteva cacciare di casa lui. E lo stesso vale anche per le donne vittime di violenza, cioè non finisce lì, c'è bisogno del rapporto umano, c'è bisogno della vicinanza, perché una donna, una persona in generale, ha bisogno di non sentirsi solo in quel momento. E io ho scritto il libro per non fare sentire sole delle persone, perché io l'ho vissuta la solitudine di non sapere dove sbattere la testa, o forse di volerla sbattere la testa per non sentire più la sofferenza. E molte donne sicuramente affrontano questo quando si trovano in una gabbia, che è una gabbia che magari in quel momento te la mette qualcuno, ma te la vuoi anche imporre tu. E quando trovi magari un centro o una persona che ti dice: no, ci sono io ci sono passata, ok, e so quello che provi, ti posso dare una mano. Io con questo libro spero di fare la stessa cosa, di dire ai ragazzi, alle mamme, a chiunque. Io ho fatto una mia esperienza di vita che magari può essere diversa da quella di altri. Ho sofferto e soffro ancora quando sento che ci sono ragazzi che non ce la fanno. Quella sofferenza diventa mia, mi appartiene, capito? E quando la sofferenza degli altri ti appartiene, capisci che comunque quella è la tua strada. Tu parlavi di strada, io la strada ancora è lunga. Questo è un libro che racconta una parte della mia vita e io sicuramente scriverò altro, però non voglio, se posso, che altri passino quello che ho passato io o che hanno passato e che passano altri. Quindi se possiamo unire le nostre forze come donne, come uomini, come chiunque, sì, facciamolo, sì, per togliere almeno un po' di sofferenza. Magari non risolveremo i problemi di tutti, però almeno sappiamo che una sola persona che tu in quel momento stai aiutando, che stai gli stai dando un po' di speranza, perché questo è quello che noi cerchiamo di fare, è dare la speranza che noi non riuscivamo a vedere in quel momento. Io penso che mi basta perché mi fa sentire a posto, non con la coscienza, col fatto che io non sono qui per caso, come tu non sei qui per caso e nessuno di voi è qui per caso. C'è un motivo perché siamo qua e abbiamo una strada da seguire. Bisogna semplicemente continuare a seguirla. Ogni tanto troveremo qualcuno che ci metterà i bastoni fra le ruote, però poi magari arriverò qua, parlerò con te e mi farò ancora più forza, dirò: io ce la posso fare, ce la puoi fare anche tu. Riccardo, ne avete fatto cenno nella conversazione tra te e Maria Grazia, la gestione di questa tua vicenda all'interno delle mura domestiche.
È un elemento che naturalmente genera curiosità, perché la nostra cultura ignorante, cioè, ci capiamo quando insomma diciamo questa cosa qui, la immaginiamo come effettivamente un grande muro da dover superare, quindi diventa interessante capire come questa cosa è possibile, come avviene, e ce la racconti, me la racconti, questa cosa mi ha incuriosito molto, diciamo, la tua vicenda all'interno, diciamo, della tua famiglia nel rapporto. Certo. Sì, allora, anche questa ha passato delle fasi. Io sono stato fortunato, come ha detto Maria Grazia, perché ho avuto una mamma che, quando mi sono dichiarato, mi ha risposto semplicemente: tutto qui, pensavo che mi dicevi che facevi parte di una setta, che ti drogavi, e lì mi è tolto un pezzo. Ti interrompo solo un istante per dire che il libro è bello, ed è bello dall'inizio fino alla fine, perché è nei ringraziamenti che tu fai tutto l'elenco, diciamo, dei tuoi affetti familiari, fai riferimento evidentemente anche ai familiari di Marco, e quindi esattamente. Quindi scusa, ti ho interrotto, ma no, giusto, dirlo, giusto. Cosa. No, hai fatto bene, perché poi io veramente anche all'inizio faccio dei ringraziamenti particolari a persone che mi sono state vicine e che mi sono tuttora vicino, e alla fine ne faccio altri a persone che magari non ci sono nemmeno più. Sì, il fatto della famiglia è importante, perché poi alla fine vedi, poi perché torno sempre con Maria Grazia, sempre che io te ci dico, se non c'è una famiglia alle spalle, cioè, una base di famiglia alle spalle che ti sostiene e che ti dice che comunque tu non sei un problema. Cioè, perché noi siamo una famiglia. Infatti, cioè, stavi dicendo di tua mamma che ti ha dato quella risposta bellissima. Sì, pensavo per una cosa grave, diciamo. Ma è così, perché poi innanzitutto dobbiamo dare fiducia a noi, alle persone. E poi soprattutto le madri probabilmente sono le prime che riescono a... che poi ti portano in grembo, non lo so, le madri ti capiscono, no, non voglio togliere nulla ai padri, però in generale le madri ti capiscono, sanno come sei fatto, ti accettano così come sei, ma per loro conta la tua felicità, ed è quello che io ho letto negli occhi di mia mamma, anzi a lei premeva molto di più il fatto che io fossi a disagio, perché lei non mi voleva vedere infelice. Mi detto: ma per te è un problema? Mi detto: ma per me il problema è quello di affrontare questa cosa, la affrontiamo insieme, qual è il problema? E poi lì, va bene, sono fatto seguire anche da un terapeuta, perché comunque passi delle fasi in cui hai bisogno di essere sostenuto. Diverso è stato il discorso con mio papà. Mio papà mi vedeva come, perché avevo una doppia vita, quindi avevo un sacco di ragazze, avevo le ragazze di copertura, e quindi lui diceva, quando glielo dissi che stavo già con Marco, ma come, mi stavi con delle ragazze? Sì papà, ma era una storia di copertura. No, ma non è possibile. Quindi lui invece mi voleva portare dallo psicologo per farmi cambiare. Cioè, se mia mamma mi voleva portare dallo psicologo per dire accettati così come sei, lui voleva adesso lo aggiustiamo, sì, perché ci sono ancora oggi le teorie riparative, come che, no? Che diciamolo, sono quelli che pensano che una persona può essere lesa e diventa di colpo bianca, nera, etero o comunque. Mio papà però, devo dire questo, ha fatto quello che fanno molti genitori, e all'inizio non l'ho capito nemmeno io. Perché poi, sai, c'è la voglia di essere subito accettato. Invece tu devi capire, e qui ci sono i tempi da rispettare, che ognuno di noi ha i suoi tempi. Quindi il genitore non è che gli dici una realtà e subito l'accetta. È come quando tu dici: io voglio andare all'università a studiare giurisprudenza, e poi dice: no, ma tu devi fare medicina. È la stessa cosa, se un genitore si mette in testa qualcosa è difficile farlo cambiare. Però non hai detto quanto tempo ci è voluto, questo non l'hai scritto nel libro. Allora lo dico. Allora, dal 2001 al 2013 ci sono voluti un bel po' di anni. Mio papà ha metabolizzato la cosa col tempo, ma perché? Perché aveva bisogno di vedere la stabilità del rapporto con Marco. Sì, quando certo. Lui ha capito che la nostra non era una fase, perché molti genitori pensano che questa sia una fase, magari sia una storia, poi tanto passa. Quando lui ha visto che invece io con Marco ci stavo da così tanti anni, che io vivevo la famiglia di Marco, andando tutte le domeniche a pranzo dai genitori, lui si è convinto che la nostra è ed era una storia d'amore.
A quel punto lui si è rifatto anche delle spese perché è venuto tutte le domeniche a casa tua. Sì, no, poi papà, la cosa bella è stata questa, poi c'è stato anche un pianto liberatorio quando poi ci siamo chiariti e poi succedeva la cosa opposta, ovvero gli telefonava sempre, si sentivano un sacco di volte, ci si vedeva per la strada, diceva come siete passati diritti, non mi avete salutato, cioè cose assurde. Tant'è che, ti ripeto, poi ho parlato con mio papà tante volte anche di questa cosa e lui, io ho anche delle lettere che lui mi scrisse, me le conservo, la sua era la paura di che gli altri potessero discriminarmi. Certo. Questa è la paura di un genitore, cioè l'infelicità che possa essere arrecata al figlio, perché poi mio papà alla fine vuole un po' la sua educazione cattolica, vuole il fatto che comunque è in dubbio sta cosa, cioè si dà per scontata l'eterosessualità di un figlio. Certo. Non si pensa che un figlio possa essere gay, lesbica, qualunque cosa sia, cioè l'importante dovrebbe essere che il figlio sia sereno e felice. Adesso questo messaggio sta passando. Certo. Tant'è che quando parlo con le mie amiche mi dicono spero che mio figlio sia sano prima di tutto quando partorisco. E mio papà questa cosa quando l'ha capita mi ha fatto ancora più felice, perché io sono stato fortunato che il 27 maggio del 2017, quando abbiamo fatto l'unione civile, c'erano tutti i nostri familiari vicino, e pochi possono dirlo questo, perché ci sono genitori che non vogliono partecipare magari alla felicità dei ragazzi o delle ragazze. E quel giorno, l'ha ricordato anche Maria Grazia, è stato un giorno di festa. Io ci ho tenuto insomma a descriverlo per come ho potuto, però non era la mia festa e quella di Marco, era la festa delle persone che ci stavano intorno e ci vedevano felici e volevamo dedicarla a loro, cioè noi eravamo già uniti senza bisogno di un contratto, però volevamo festeggiare insieme alle persone che ci sono state vicine tanti anni, amici, parenti, familiari, un giorno che fosse loro. Perché ti dà forza il fatto di sapere che ci sono persone che ti stanno vicino. Quindi il rapporto con la famiglia è il rapporto fondamentale. Ecco perché prima di tutto c'è la famiglia, poi c'è la scuola, capitolo importante è quello della scuola, ma se non c'è alla base una famiglia, una madre, un padre o comunque delle figure che ti danno degli indirizzi e ti dicono che comunque vadano le cose, ci sono, allora cede tutto. Invece quello che ci dicevamo proprio con Maria Grazia era questo, anche per quanto riguarda la violenza sulle donne, se non c'è una madre o un padre, comunque qualcuno che prende una decisione per evitare che ci sia sofferenza dall'altra parte, anche i figli ne subiscono. Chiaro. Quindi la famiglia è la cosa fondamentale, e per famiglia non si intende la famiglia del mulino bianco, che papà, mamma e bambini, perché le litigate ci sono sempre. Certo. E questo è, penso, naturale. Anche nella nostra famiglia ogni tanto si discute, come è giusto che sia. Adesso è pure nelle vesti di editore, quindi... Le cose gravissime di dove poggio io il filtro del tè. Giusto? Sì, sì, io gli critico che poggia i filtri del tè in giro, cioè, sono maniaco, vabbè. Questo non lo posso scrivere nel libro. Comunque, io penso questo, che la famiglia sia una cosa fondamentale e che sia comunque qualcosa che ti possa dare una sorta di stabilità emotiva, stabilità affettiva, e se da una parte i genitori possono inizialmente non capirlo, poi con il tempo se ne faranno una ragione, perché poi tu acquisisci anche sicurezza, e la famiglia non è solo quella di sangue, quella che poi ti capita, la famiglia alla fine te la scegli pure. Certo. Perché ti può capitare anche che i genitori non lo accettino. Ciò non toglie che tu non possa ritrovare in degli sconosciuti, che poi non sono sconosciuti e diventano i tuoi familiari, la tua nuova famiglia. Quindi in mezzo al mondo puoi trovare persone meravigliose e farti una famiglia. Quindi certo. È così. È un peccato, Gianluca, che come dire, non ci sia il nostro amico che invece era presente alla nostra piccola riunione dell'altra sera, quello del Family Day, insomma, che ci crea qualche imbarazzo politicamente parlando, diciamo così.
Allora, io in questo frattempo, diciamo, mi sono pentito di averti detto di venire, perché, certo, perché diventa difficile gestirti a questo punto, perché tu sei, sei l'editore di tuo marito, hai fatto una casa editrice nuova, il primo libro in catalogo di questa casa editrice è il libro di tuo marito, e tu capisci che diventa tutto orrendamente complicato a questo punto. Allora, cominciamo dalla casa editrice. Dicevamo all'inizio, molto cosa bellissima, naturalmente tutti gli auguri possibili, immaginabili, per il migliore futuro possibile, immaginabile, ma sicuramente una scelta di questi tempi che non si è capito benissimo. Noi anche su questo fronte siamo sempre vittima delle statistiche, e dice che non leggiamo, dice che le librerie chiudono, dice che chiudono i giornali, siamo tentati di dire sì, è vero, è così, poi veniamo in questo luogo di sovversione e vediamo che forse se ci fossero più librai intelligenti chiuderebbero meno librerie, e allora può darsi che forse non è vero che chiudono, magari diciamo che non ci arrivano più quelli che non sono capaci di guardare oltre la punta del proprio naso. Quindi partiamo dal fatto editoriale. Allora, sì, sembra tutto molto complicato, no? Però in realtà poi far nascere il libro è stato molto semplice, perché è nato fra la cucina e il soggiorno, quindi cioè, non abbiamo avuto la necessità di darci appuntamento come si potrebbe fare nel modo classico, no? Che c'è l'autore che presenta il manoscritto, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche state quelle cose là, no? Perché ci sono poi le cose pratiche di fare il libro. Il milione di puntini sospensivi che abbiamo dovuto togliere dal testo, devo dire che a un certo punto poi dopo io ho detto no, cioè non ne potevo più di questi puntini sospensivi, no? Allora ho detto, dopo Céline sono squalificato. No, io ho detto, sai che c'è? Ce li togliamo tutti. E poi fai la rilettura e dici no, però io da qualche parte ci stanno bene, ci vogliono. Allora, ma queste sono complicazioni normali, sono cose ordinarie. Allora, la casa editrice e il libro sono nate, ma casualmente, perché io e Riccardo non abbiamo fatto altro che aprire il cassetto dei sogni contemporaneamente, nello stesso momento. Allora, Riccardo era alla ricerca di una casa editrice. Io avevo questo sogno che era conservato là da 20 anni, perché ci avevo provato nel lontano 1988 a fare una casa editrice, senza successo. E quindi si sono incontrate queste cose ed è nato il libro. Però a me ha colpito la tua frase iniziale, no? Che ci faccio qua? E questo qui è vero, perché volevo fare una riflessione. È verissimo, perché vedete, a distanza di, naturalmente il libro parla dell'unione civile, quindi parla della comunità LGBTIQ, quindi lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex, queer. Quindi si parla della storia anche di queste persone, del movimento, di pezzi importanti di storia del movimento, no? E il che ci faccio qui nasce dal fatto che un'istituzione come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, io lo dico sempre, ogni volta che posso parlare in pubblico questa cosa la ricordo ossessivamente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è una delle poche, forse l'unica organizzazione, istituzione pubblica che non è stata ancora messa in discussione, cioè al mondo è stato messo in discussione tutto. L'OMS non mi risulta fino adesso. Ben 28 anni fa ha dato una definizione scientifica dell'omosessualità, consegnandola al mondo e illudendosi di risolvere il problema. Si è illusa per come sono andate poi dopo le cose, però la definizione l'ha scritta bene, un capolavoro lessicale. 28 anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo tante ricerche, tutti che stavano cercando sto gene dell'omosessualità e non l'hanno trovato, quelli che pensavano che fosse la colpa del padre assente o della madre oppressiva, quell'altro che dicevano che forse era una questione ambientale e tutto quanto il resto, ha dato questa definizione, pochissime parole, 4. Variante naturale del comportamento umano. Stop. Allora, variante, poi questo si lega ad un altro concetto che a me è molto caro.
poi ci ha messo naturale, cioè veramente un capolavoro, cioè, sì, e ha risolto tutti i problemi, ma proprio tutti, a quella pletora di persone che dicono no, l'omosessualità è naturale, contro natura, quella e quell'altra. E poi attenzione, ha utilizzato un termine, l'OMS, non ha scritto variante naturale della sessualità umana, perché lasciava un margine alla scelta, ok? Allora, che una scelta, se io posso scegliere A rispetto a B, ci può essere un, qualcuno può ancora affermare che A è più giusto di B. Invece ho scelto questo termine del comportamento umano proprio per fugare ogni dubbio. Eppure dopo 28 anni siamo ancora qua, perché c'è ancora l'omofobia. Attenzione però, l'omofobia è una parola sbagliata. All'epoca andava bene, è stata proprio coniata omofobia per descrivere l'avversione contro le persone omosessuali, no? Però al giorno d'oggi questo lo dobbiamo confrontare anche con l'evoluzione delle scienze sociali, l'evoluzione dell'uomo stesso, e incominciamo a fare dei ragionamenti, no? Se noi discriminiamo una persona sulla base del colore della pelle, diciamo naturalmente che è il razzismo. E che cos'è il colore della pelle? È una caratteristica umana. Se noi discriminiamo una persona sulla base della sua origine etnica, sulla base di che cosa lo discriminiamo? Sulla base di una caratteristica umana, che è l'origine etnica, e lo chiamiamo razzismo. Se discriminiamo delle persone sulla base del proprio orientamento sessuale, lo chiamiamo omofobia. Invece dovremmo chiamarlo razzismo, perché è una delle tante manifestazioni del razzismo. E questo qui forse ci farebbe fare un salto di qualità, perché l'uso delle parole è importantissimo. Cioè, le parole possono risolvere tantissime cose. Le parole, come noto, possono essere pericolose come proiettili, possono colpire, possono ferire a morte, eppure sono parole, non sono delle pietre, no? Sulla base delle parole, per esempio, ci sono persone che si tolgono la vita. Se pensiamo per esempio al cyberbullismo, oppure non mi viene la definizione inglese, insomma, sono le persecuzioni che avvengono su internet, sui social, stalker pure, sì, questo tipo di persecuzioni qua, no? E queste qui si basano sulle parole. Allora noi dobbiamo fare un grande lavoro anche sul lessico, forse anche per questo motivo che è nata la casa editrice, perché poi naturalmente non è che è nata soltanto in funzione di questo libro, perché noi abbiamo in cantiere altri progetti, stiamo portando avanti, insomma, altri progetti editoriali, no? E qual è questo cambio di paradigma che dobbiamo fare? Oggi, quando si parla di omosessualità, spesso salta fuori la famosa parola diverso. E poi, naturalmente, scattano tutta una serie di banalità che si dicono appresso alla parola diverso, perché si incomincia a dire, ma noi non ci dobbiamo preoccupare delle persone diverse, perché la diversità è una ricchezza, ok? Cioè, tutta questa cosa qua li dobbiamo togliere di mezzo per un motivo semplice. Se noi continuiamo a dire di una persona omosessuale, di un immigrato e di una persona di una determinata etnia che è diversa, non la dobbiamo accettare, perché per carità, altrimenti fa male. Se noi discriminiamo una persona diversa, implicitamente lo stiamo discriminando. Certo. Perché se io riconosco una diversità, la contrappongo ad uno standard. E questo standard da chi è stato stabilito? Con quale legittimazione? Quali sono stati i criteri che hanno stabilito questo standard affinché tu, una persona eterosessuale, normale, una persona omosessuale diversa, che poi naturalmente nessuno la deve discriminare, la dobbiamo accettare perché se no sta male. E allora dobbiamo sbaraccare pure la parola diversità. Sostituiamola con un termine più semplice. Riconosciamo invece di riconoscere le diversità, riconosciamo la splendida varietà umana e cominciamo a riconoscere, ecco qui il famoso senso, la comunità LGBT si veste dell'arcobaleno, perché l'arcobaleno non è una tinta soltanto, sono tanti colori che ti fanno vedere la varietà, dove tu non vai a contrapporla ad uno standard, quindi non la riconosci più come un diverso, discriminandolo implicitamente. E un'altra, un altro paradigma che dobbiamo cambiare
demolendo un po' dei luoghi comuni e anche un certo modo di pensare. Quando si parla della politica e quando si parla delle cosiddette lotte, o quando si parla delle famose delle battaglie, no? Cioè, è molto noi stessi, in modo molto frequente e comune, siamo portati a dire le nostre battaglie civili, le nostre lotte per l'affermazione dei diritti. Anche questo concetto di lotta, di battaglia, di aver vinto una battaglia, anche questo è un paradigma da sciogliere. Sostituiamolo con iniziative, punto. Ok? Perché la lotta mi fa sempre ricordare qualcosa che io devo essere, anche se mi opprimono, ma io devo trovare il modo di essere più forte per, a mia volta, opprimere o sopprimere, fosse pure il soppressore, e quindi stai facendo una guerra. Una guerra non porta mai da nessuna parte. Allora dovremmo, proprio per questo gioco della parola, che sono molto importanti, sono assai importanti perché possono arrivare fino al punto di uccidere, dobbiamo cambiare e demolire tanti luoghi comuni. Allora sbaracchiamo la parola diversa e la sostituiamo con la diversità, sbaracchiamo quando parliamo di politica, di lotte e battaglie, sostituiamole semplicemente con iniziative, punto. E le iniziative si devono assolutamente moltiplicare, ce n'è tanto bisogno, perché abbiamo una realtà molto variegata. E vi racconto un'ultima cosa che è legata proprio direttamente al libro e chiudo. Anzi, sì, è legata al libro, ma indirettamente. Allora, la casa editrice nasce nel posto dove noi abbiamo scelto di vivere. Noi abbiamo scelto di vivere in un piccolo borgo in provincia di Cosenza che si chiama Cleto, ok? Molti lo conoscono per il Cleto Festival, altri lo conoscono per l'olio, altri lo conoscono perché magari conoscono delle persone di là. 1300 residenti, però i residenti effettivi sono circa 900 e qualcosa, 900, forse 15, 920. Allora quest'estate con Riccardo non ci siamo detti, caspita, noi abbiamo scelto, io e Riccardo non siamo di Cleto, io sono originario dalla provincia di Cosenza, di Fuscaldo, Riccardo è di Lamezia Terme, quindi dell'Ametino, e abbiamo deciso di andare a vivere a Cleto perché avevamo il sospetto che era un posto speciale. E perché capivamo, io conoscevo un po' qualcuno di questo posto, abbiamo deciso di andare a vivere lì, risultata la scelta più azzeccata che potevamo fare. E questo posto è speciale tutti i giorni perché ci sta dando tantissima soddisfazione. Ve ne racconto una in concreto. Riccardo la scorsa estate ha animato un cineforum. Un cineforum che non è assolutamente una novità, un cineforum, per carità, no? Però lui ha deciso di farlo e ha scelto 8 pellicole, tutte tematiche sociali, per cui dal bullismo, qui è stato un cineforum impegnato, diciamo. Non è il cineforum un'estate al mare, per capirci, poi nel mese di luglio e agosto, una proiezione a settimana impegnativa. Bene, noi a Cleto in questi 900 concittadini residenti effettivi abbiamo avuto sempre 70, 80, 90 persone, quindi una fetta veramente consistente del paese che è venuto al cineforum. Ma non è che non dovete pensare a Cleto, a quel paesino sul cucuzzolo della montagna che ci vogliono 3 ore per scendere, e allora dice vabbè, ma c'è il cineforum, c'è solo questo e andiamo lì, cioè in 10 minuti sei a Campora e ti si apre il mondo, soprattutto d'estate, voglio dire, con un quarto d'ora di macchina ti puoi andare alla sagra, puoi andare al concerto, puoi fare tutto quello che vuoi. Beh, una parte consistente del paese ha partecipato a questo cineforum impegnato su questi temi. Poi però c'era una pellicola in particolare. Riccardo ha scelto le pellicole in modo assolutamente autonomo, poi però su una ci siamo confrontati, avvertite il bisogno di chiedere pure a me, dici ma tu che cosa ne pensi? E la pellicola era una pellicola particolare, Pride. Allora, il film Pride, molto brevemente, racconta la storia della comunità gay londinese, ok? Che ad un certo punto ebbe l'intuizione che se avessero fatto le loro iniziative sempre da soli non sarebbero arrivate mai da nessuna parte. Ma la chiave era abbracciare le iniziative, le lotte, come diremmo, di altri gruppi, di altre formazioni sociali, e quindi cominciare a fare rete.
Esattamente come noi facciamo molto volentieri rete con Maria Grazia e tutte le occasioni possibili e immaginabili, perché bisogna fare rete. Se io non sono disponibile a prendermi carico delle iniziative di Maria Grazia, come posso pensare che Maria Grazia possa essere, possa accogliere le mie? Questo un po' è anche un errore storico del movimento LGBT italiano, che ha avuto sempre questa, voglio dire, velleità di dire che i nostri argomenti sono i più importanti del mondo e tutti gli altri ci devono seguire. E hanno dato ben poco al resto della società, diciamocelo. Tutte le comunità, diciamo, non solo quella LGBT. ognuno ha la sua, ha compartimenti stagni. Ognuno, diciamo, per sé il proprio problema è quello cruciale, definitivo. E poi chiudo dicendo, questa pellicola ci racconta questa splendida storia della comunità gay londinese che raccoglie i fondi per i minatori, che in quel momento erano oppressi, voglio dire, dalle politiche della Margaret Thatcher, erano alla fame, benissimo. Però questa pellicola è particolarmente esplicita e noi ci siamo posti un po' un attimo il problema, ci abbiamo riflettuto un attimo, abbiamo detto ma che facciamo, pensiamo ad un altro film, ne mettiamo un altro, alla fine abbiamo deciso, detto no, pure se le persone si alzano e se ne vanno, noi lo proiettiamo lo stesso. Bene, Pride a Cleto ha fatto la sua punta massima di partecipazione con 105 presenze contate da me personalmente una per una. Presi i bambini, che c'erano presi bambini. Famiglie con bambini che sono venuti e non hanno avuto nessuna difficoltà a far vedere questo film anche ai bambini, e alla fine questo applauso liberatorio, voglio dire. E noi abbiamo detto, ma questo non succede in tutte le parti. E quando ci siamo ritrovati l'altro giorno abbiamo fatto due conti, ma non per velleità o non per avidità, no? Per dire che tu, la casa editrice, campa delle vendite del libro, se il libro non vende non esiste più nemmeno la casa editrice. Beh, stiamo per andare in ristampa perché abbiamo fatto una tiratura importante per la Calabria, senza pubblicità a pagamento, senza pubblicità sui social, senza i distributori nazionali, cioè solo da noi, abbiamo fatto 1000 copie, siamo intorno a 800 e qualcosa come vendite, sta andando benissimo, in 2 mesi e mezzo possiamo dire. Ma l'altro giorno ci siamo messi lì e abbiamo visto, cioè a Cleto 300 famiglie, cioè 900 residenti effettivi, più o meno 300 famiglie, abbiamo venduto 150 copie, ma vendute, non regalate. Significa che una famiglia su due il libro di Riccardo l'ha voluto comprare. Se tu compri un libro è per leggerlo, poi magari arriva a pagina 30, ti scocci e lo metti da parte, questo lo giudicherà il lettore. E però questo non succede da tutte le parti. E allora mi sono interrogato e ho detto, ma perché a Cleto succedono queste cose particolari? Noi felicissimi, abbiamo azzeccato benissimo, siamo venuti a vivere qua, non c'è un posto migliore, eccetera eccetera. Aperta parentesi, ad aprile si trasferiranno a Cleto 2 ragazze che hanno un contratto anche loro in una civile, e si trasferiscono da Milano, che poi la cosa è nata proprio al Cineforum, no? Cioè, gli è piaciuto così tanto questo paese che hanno deciso di mollare tutto a Milano e venire ad abitare qui, fare un'azienda agricola, fare un progetto anche sociale per le persone affette dalla sindrome di Asperger, che è una cosa bellissima. Io ho trovato anche la chiave perché Cleto è un posto così speciale, ed è questa la forza che ci fa andare avanti a moltiplicare iniziative dopo iniziative, nonostante le amarezze, nonostante le lacrime, nonostante le delusioni, nonostante chi magari ti attacca ingiustamente, no? Tutto il resto. A Cleto succedono queste cose perché è stato fatto un lavoro fatto dalle associazioni e dall'amministrazione, un lavoro un investimento culturale, un lavoro fatto di cultura, e il risultato è stato questo. Quindi non lo so, se penso al Cleto Festival, che in più di un decennio ha seminato, ha portato in questo paesino decine e centinaia di persone che hanno lasciato i loro semini, no? Quindi sono arrivati scrittori, musicisti, conferenzieri, si è parlato proprio di tutto lo scibile umano attraverso il Cleto Festival. E se penso al lavoro proprio quotidiano, settimana dopo settimana, dell'amministrazione, le presentazioni dei libri, il lavoro fatto col servizio civile, con la scuola, con la Proloco, ecco come cresce una società.
Quindi ritorniamo al famoso, a uno dei punti di partenza. Solo con la cultura possiamo muovere la nostra società, ed è per questa ragione che abbiamo messo la nostra storia a disposizione di tutti, no? Perché noi siamo stati in questi anni anche politicamente impegnati, e in politica ci devi mettere la faccia, non puoi fare altrimenti. E se vuoi fare una cosa è quella di mettere la tua esperienza a disposizione degli altri, e solo in questo modo noi pensiamo che possiamo far crescere, o meglio possiamo far evolvere la società di quel, una frase a noi molto cara, di quel millimetro al giorno, ma nella direzione giusta. Senti Marco, siccome mi è piaciuto, diciamo, come hai, come dire, fatto a fette una serie di concetti, battaglia, diversità, eccetera, cioè si vede che anche tu fai parte di quella comunità di persone la cui vita è stata devastata da Pannella, dai radicali, cioè siamo in tantissimi, di la verità. Allora mi faccio a te questa domanda. Una iniziativa, una manifestazione come il Pride, sì, alla luce anche di tutti gli argomenti, non solo i più, come dire, rozzamente ignoranti, diciamo, ma anche quelli più un po' più furbetti, maliziosi, insomma, che ti fanno fermare un attimo a riflettere. Il Pride ha ancora un senso in quella forma lì? Guarda, io di questa domanda sono molto contento, mi viene da sorridere, perché di solito una domanda le fanno a Riccardo, no? Quindi questa sera gliela rubo e la risposta la do io. Ma qui. Io te l'ho detto, diciamo, anch'io avevo questa idea. Queste sono, anch'io sono, avevo questa idea, cose. Poi tutti si è messo lì col bisturi. Ecco, ma come risponde, però? Le battaglie, ma iniziativa. Ciò non toglie che potrei rispondere pure tu. Sì, ah, certo. La tua versione, vediamo. Allora, le manifestazioni come il Pride sono estremamente importanti, perché da una parte il Pride va vissuto. Io mi ricordo qualche anno fa che nell'Onda Pride ci fu la tappa di Palermo, te lo ricordi, no? E noi ci siamo portati degli amici che, voglio dire, eterosessuali, se vogliamo fare questa distinzione. Cioè, a distanza di anni, queste ancora ne parlano, che dicono: ma io non mi sono mai divertito così tanto come quel giorno, perché è stata una cosa fantastica. Ma non perché, voglio dire, nei Pride si fanno le cose pazze che si vedono in televisione, perché purtroppo in Italia c'è sempre il cortocircuito della comunicazione, no? E di conseguenza, quando poi si confeziona un telegiornale, si confeziona con quelle poche cose folcloristiche, e quindi si immagina che il Pride è soltanto quello lì, quando invece io, quando ho partecipato nell'anno 2000 al World Gay Pride di Roma, poi ce ne sono stati tanti altri, e dove tu ti trovava Via Nazionale, cioè Via Nazionale che è lunghissima, parte praticamente da Piazza Esedra a Roma e arriva fino in fondo, fino a via 4 Novembre, che è lunghissima, larga, e praticamente tu eri stritolato in mezzo a centinaia di migliaia di persone che non ti potevi muovere, e dove non c'era niente di folcloristico, perché tu vedevi questa moltitudine di persone ordinarie, ok? Non c'erano quelle cose folcloristiche che tu vedi in televisione, poi c'erano pure qua e là, no? Però tu vedevi questa massa di persone gioiosa, allegra, poi c'erano i carri, la musica sparata, e poi vedevi, io vedevo e mi commuovevo, no? Cioè, su Via Nazionale tu vedevi tutti questi balconi, no? E le persone che stavano nei balconi e passavano i carri con la musica, e questi che ballavano, ma c'erano giovani, anziani, bambini, famiglie. Cioè, questo è il Pride. Il Pride poi è una rivendicazione storica, perché serve a ricordare i famosi moti di Stonewall, perché a Stonewall c'è stata la partenza, quel moto di orgoglio che ha fatto partire in tutto il mondo il movimento di liberazione sessuale, il movimento per affermare i diritti dei gay, delle lesbiche, dei bisessuali, dei transgender, dei queer, adesso degli intersex e anche tutta una serie di altre letterine che ci sono dopo. Perché a Stonewall, esattamente 50 anni fa, a giugno di 50 anni fa, accadde qualcosa di particolare. C'era questo locale dove puntualmente arrivava la polizia la sera, era un locale gay,
quindi c'erano era un ritrovo di persone gay che andavano lì per passare un po' di tempo fra altri gay, per sentirsi a proprio agio, per ballare, per stare insieme al proprio compagno. Puntualmente arrivava la polizia e vessava queste persone, ok? Perché se tu indossavi, quant'erano? Tre capi, voglio dire, non consone al genere. Ecco, non consone al genere, quindi non lo so, un foulard rosa per dire, no? Che secondo il codice dell'epoca era attribuito al sesso femminile. Se tu avevi tre cose, venivi praticamente incarcerato, venivi prima insultato, sputato, messo sulle camionette, portato in centrale, identificato, passavi la notte in gattabuia e poi il giorno dopo schedato e poi il giorno dopo ti liberavano. Con grande vergogna di queste persone, perché poi si dava risalto e notizia di queste cose. Tantissime persone si sono suicidate per l'outing, no? Che è diverso da coming out, l'outing è lo sputtanamento, per capirci, invece coming out è l'avvenirsi, il dichiarare. Allora, a giugno di 50 anni fa ci fu la rivolta di queste persone. E pensate che la polizia non riuscì a contenere la folla che si era creata in questo quartiere di New York, dove le persone comuni sono andate addirittura in soccorso, in aiuto dei gay per ribellarsi, perché non andava bene più questa storia di schedare le persone omosessuali, di sputarle, di offenderle, di incarcerarle, di portarle in centrale. Per che cosa? Per niente, non avevano fatto nessun reato. Ecco, poi ci vollero degli anni affinché il movimento per i diritti civili delle persone omosessuali si diffuse in tutto il mondo, e quindi i Pride, che generalmente si tengono a giugno, ricordano questa rivendicazione storica, questo momento. E quindi un momento di ricordo, di rivendicazione. Continuano ad essere necessarie perché, vede, anzi, sempre di più, rispondo alla tua domanda, scusami, questa sono preso la premessa, io sono il bordin della situazione, ecco. Che ti devo arginare, ho capito. Più doveramente. Io faccio un'aggiunta però alla tua domanda. Sono necessari oggi perché in Italia l'omosessualità non è reato, ok? Anche se camminare mano nella mano non si può, oggettivamente, perché è considerato ancora un gesto provocatorio, attenzione. Cioè, si può, nessuno verrà mai a dirti che voglio dire, non lo puoi fare perché c'è una legge, perché non c'è una legge che ti vieta, cioè, che vieta a me, a Riccardo, di camminare mano nella mano. Però viene preso ancora come un atto provocatorio e tu hai molto probabilmente dei problemi. Disdicevole, nella migliore delle ipotesi. Esatto. Questa è l'Italia, che va bene, però noi dobbiamo pensare ai 7 paesi nel mondo dove gli atti omosessuali sono puniti con la pena di morte. Dobbiamo pensare a quell'altro 14 paesi, fra cui nel bacino del Mediterraneo, i cosiddetti paesi sicuri, no? Di cui parla qualcuno al governo, come per esempio l'Algeria, la Tunisia. Cioè, c'è il carcere, ci sono pene detentive che arrivano fino all'ergastolo, cioè per atti omosessuali. E quindi la risposta è sì, c'è ancora bisogno dei Pride, moltissimo nei paesi liberi come i nostri, perché noi dobbiamo convincere quei paesi a togliere queste assurde pene che vanno contro i diritti umani. Riccardo. Sì, io voglio aggiungere una cosa. Genericamente i Pride, ok, si fanno una volta l'anno, l'abbiamo detto per ricordare a giugno, però il Pride lo fa ognuno di noi tutti i giorni. Ah, sì. Perché ci sono delle persone, pensiamo per esempio alle persone trans, alle persone transgender, che affrontano il percorso di transizione. Ogni giorno una persona che affronta un percorso di transizione fa un Pride, nel senso che si espone al pubblico ludibrio di persone che ti giudicano per come sei. Quindi il vero Pride è quello che ognuno di noi fa tutti i giorni nei confronti delle persone che incontra per la strada, cioè il fatto di non nascondersi, il fatto di camminare a testa alta con orgoglio, perché poi Pride significa orgoglio, quindi il Pride
a parte giugno, cioè il periodo dei moti di Stonewall che noi ricordiamo, lo dobbiamo fare tutti i giorni, e c'è necessità che ogni giorno ognuno esca con il proprio orgoglio di dire: io mi merito di essere me stesso, senza se e senza ma. Perché questo io ci tengo a dirlo, cioè non è che una volta l'anno si fa il Pride e ci si dimentica, perché quella è la rivendicazione di un diritto, che poi non è nemmeno una rivendicazione, come hai detto tu, ma è il ricordo di un momento particolare nel quale le persone della comunità LGBT hanno spezzato le catene e hanno alzato la testa per dire: noi esistiamo, noi ci siamo. Come però, sulla violenza sulle donne. È come con la violenza sulle donne. Esatto, cioè tutte queste cose vanno ricordate e vissute quotidianamente, sì, perché ogni giorno c'è una persona, una donna che subisce violenza, ogni giorno c'è un ragazzo gay, una persona trans, ma anche un disabile. Io penso che ogni giorno viene discriminato, quindi l'orgoglio, cioè quindi il pride in questo caso, va vissuto tutti i giorni e non bisogna vergognarsi, perché io veramente auspico che nessuno si possa girare dall'altra parte indignato perché vede magari me e te che ci baciamo. C'è più da indignarsi quando vedi una persona che viene pestata perché fa parte di un'altra nazionalità, oppure perché è una donna che viene pestata e picchiata, e non c'è lo sdegno di vedere questo, invece di pensare allo sdegno di vedere, non so, una persona che si veste semplicemente in maniera colorata per dimostrare in quel giorno che siamo tutti uguali nelle nostre varietà, come dicevi tu. Però lo sdegno deve venire solo ed esclusivamente, dovrebbe venire così, per la violenza che alle volte i media o comunque le persone compiono ogni giorno. Quindi il Pride è ogni giorno. Ma tu pensi alla discussione, ci facciamo a caso? Allora, noi ci avviamo, diciamo, alla chiusura di questa chiacchierata. Concedi una domanda? Sì, no, infatti stavo per dire proprio questo. Okay. Di solito quando ci sono platee più ampie, secondo me in questa circostanza, proprio perché siamo questi, abbiamo pure fatto male a non metterci in cerchio, insomma, perché probabilmente sarebbe stato. Quindi prego, come lo giuro? Allora, è una cosa abbastanza leggera, però io credo che, vabbè, almeno io in comune a voi ho sicuramente delle passioni, tipo quella della libertà, dei sentimenti. E quindi anche della parola, circa le parole, no? L'attenzione che tu denotavi prima, le parole. Non mi sembra che stia sfuggendo di mano questo accumulo indiscriminato di lettere, dopo lettere, cioè si può arrivare ad una sigla un po' più semplice. Posso rispondere? Perché dopo LGBT, cioè comincia a diventare un pochettino. No, c'è un asterisco, c'è un asterisco, su cui c'è un sacco di chiarimento da fare, diciamo, cioè, così anche. Qui, senza Q, con la... Guarda, io la parola, anzi l'acronimo LGBTQ asterisco l'ho messo, ma io auspico che un giorno non ci sia più niente, cioè il fatto che io debba, mi piaccia una persona, non è che io vado e tipo dico come gli alcolisti anonimi, piacere sono Riccardo e sono gay, cioè non è questo quello che... Quando io spero questo, spero che un giorno si possa arrivare a un medio periodo, non come Star Trek. Però l'associazionismo nazionale, questo è un dibattito aperto, sì, e si sta andando verso una definizione inclusiva, perché poi dopo, cioè queste sono discussioni veramente infinite nell'associazionismo nazionale, che è molto litigioso e tutto il resto, e forse sta incominciando a passare la linea che di mettere da parte tutte quante le letterine e parlare di comunità arcobaleno. Già di fatto, ma nemmeno quello, secondo me, perché passa una persona. Cioè appunto, cioè se una persona, cioè, ma io dicevo magari per rivendicare alcune piccole cose, come si diceva, è chiaro che però è un percorso da fare. Sì, ma chiaro, tu è il lungo periodo, hai ragionissimo, non ti si dovrebbe neanche porre una domanda del genere. No. Però nell'immediato uno dice, vabbè, leggo queste sigle, le leggo proprio per l'amore verso le parole, poi dico, ma che cosa significa? Sono vicino a lettere. E poi diventano, che poi magari se ne aggiungeranno sempre di altre. Ma io ne scopro di nuovo, addirittura ho scoperto, sono, diciamo, teoricamente dovrei essere un esperto, anche se non è così, cisgender, gender fluid, ce ne sono tante nuove, ecco perché c'è l'asterisco, se no qua non finivamo più, cioè, forse avrei dovuto scrivere un libro soltanto, ma basterebbe, ripeto, la parola persona, ci è servito nell'arco degli anni per definirci come comunità e come collettività,
ci serve alle volte per darci un'appartenenza, però finita quella fase dell'appartenenza rimane e deve rimanere la persona, perché se tu ti definisci persona non ci saranno discriminazioni, un po' come il razzismo che dicevi tu, cioè parlare di omofobia, ok? È comunque odio, razzismo, chiamiamolo come vogliamo, quindi tu stai odiando una persona per una sua caratteristica o per un suo modo di essere. Io sono una persona, faccio parte di una comunità, un orientamento sessuale, ma io non è che vivo la vita solo in quell'aspetto, quindi io mi auguro che un domani non ci debbano essere più le sigle LGBTQI asterisco e via discorrendo, e che si parli semplicemente di persona. Io mi posso innamorare di chi voglio, amare chi voglio e andare con chi voglio. Scusa se adesso faccio una battuta così, si parla poco, tantissimo delle MILF, nel senso, allora parliamo anche di questo, cioè ci sono addirittura le differenze di età ormai, cioè non ci dovrebbe essere nemmeno differenze di età, si fanno anche queste distinzioni ormai nell'ambiente, cioè siamo persone, chiunque vuole amare qualcuno lo deve fare liberamente senza sentirsi discriminato o additato perché sei in un determinato modo. Mi pare giustissimo. Ma grazie, vuoi, come dire, mettere tu il fiocco finale a questa nostra chiacchierata? Certo, come no. Al di là delle prossime iniziative che sicuramente andremo ad organizzare, quindi iniziative culturali, io credo che sia molto importante intanto promuoverle nelle scuole. Perché sicuramente ci sono ragazzi che magari hanno bisogno di essere aiutati nel superare, no? Alcune, proprio questa forma di discriminazione, quindi è importantissimo dare un aiuto. Si è parlato di ignoranza, si è parlato che a volte non riusciamo ad utilizzare i termini giusti, proprio perché siamo ignoranti in prima persona. E, non basta partecipare alle iniziative, facciamo anche qualcosa in più, cerchiamo di attraverso un partenariato fare ad esempio qualcosa di concreto, uno sportello che possa accogliere le persone e aiutarle. Io in prima persona mi sono trovata in difficoltà nel momento in cui sono intervenuta al pronto soccorso e nel momento in cui ho avuto a che fare con una ragazza lesbica e mi veniva a dire che il problema in realtà non era quel finto ragazzo che aveva accanto, ma erano i genitori che non accettavano il fatto che lei fosse lesbica. E quindi secondo me forse dovremmo fare qualcosa di più concreto, essere più incisivi in tutto questo. Noi siamo a disposizione. Grazie. Ma posso dire un'ultima cosa? Come no? Certo. Ho letto una. Volevo prendere spunto da una frase che ha scritto Riccardo. E facciamo in modo che quel nero diventi arcobaleno, oppure al contrario, facciamo in modo che l'arcobaleno non diventi nero. Allora, siccome hai parlato di nero, come dire, la chiudiamo con una citazione, perché quando Riccardo dice dobbiamo essere persone, punto, senza mettere nessun'altra specifica dopo, come dire, prefigura l'utopia, e bisogna stare attenti perché non c'è soltanto, diciamo, il violento che vede due persone dello stesso sesso dentro la sua testa che si scambiano un'effusione e allora decide che a quel punto deve prendere un randello e dare una bastonata perché il suo equilibrio paranoico interiore fatto di regole e di certezze che ci devono essere, perché se no lui sbrocca, va in pezzi di fronte a quella scena. Non è solo quel punto estremo che è un pericolo, il pericolo è sempre spalmato e dentro di noi, anche quando magari stentiamo a riconoscerlo. La citazione finale è quella di Gaber: in Virginia il signor Brown era il più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore, lui disse bene, ma non era di buon umore. Attenzione, perché i mostri ce li portiamo dentro tutti. Grazie.